Giovedì 6 ottobre 2022, buongiorno a tutti, benvenuti al nostro almanacco, 279esimo giorno dell'anno, quarantesima settimana. Alla fine del 2022 mancano 87 giorni. A Roma il sole sorge alle 6.13, tramonta alle 17.43, ora solare. A Milano il sole sorge alle 6.28, tramonta alle 17.53, ora solare. La luna tramonta all'1.48 per levarsi alle 16.30. I santi del giorno: San Bruno, Sant'Alberta, Sant'Artaldo, Sant'Iwi e Santa Fede di Hagen. San Bruno è il protettore dell'ordine dei Certosini. Bruno deriva dal tedesco bruno, scuro, riferito al colore dei capelli e della carnagione. Ebbe larga diffusione sin dall'epoca medioevale. In Toscana celebri nel Rinascimento le varianti Brunello, Brunetto, Brunellesco. Il proverbio del giorno: non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. L'aforisma del giorno è di Dante Alighieri: non ragioniam di loro, ma guarda e passa. Accadde oggi, 1924, iniziano ufficialmente le trasmissioni radiofoniche con un annuncio, la voce della violinista Ines Donarelli che annuncia proprio l'inizio delle trasmissioni radio così. URI, Unione Radiofonica Nazionale, UNRO, Stazione di Roma, lunghezza d'onda metri 425. A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Sono le ore 21 del 6 ottobre 1924. Trasmettiamo il concerto di inaugurazione della prima stazione radiofonica italiana per il servizio delle radioaudizioni circolari. Il quartetto, composto da Ines Viviani Donarelli, che vi sta parlando, Alberto Magalotti, Amedeo Fortunati e Alessandro Cicognani, eseguirà Haydn dal quartetto Opera 7 e Il Tempo. Sei nato oggi? Le tue idee sono sempre originali e innovative. Ami viaggiare, esplorare, confrontarti personalmente con le difficoltà che incontri. Nel lavoro sai circondarti di collaboratori validi e fidati che ti aiutano quando le tue forze vengono meno. In amore sei affascinante, ma devi imparare a controllare la tua possessività e a rispettare di più le esigenze del partner. I compleanni famosi: 1887, Le Corbusier, architetto, urbanista, pittore, nato nel canton svizzero di Neuchâtel, morto a Roquebrune-Campmartin nel 1965. È considerato il maestro del movimento moderno. 1960, Paola Ferrari, per lungo tempo è stata la signora della domenica sportiva. Nata a Milano, nota giornalista, conduttrice di alcuni dei programmi sportivi più seguiti dal pubblico italiano. Scomparsi oggi, 1917, Edoardo Scarfoglio. Abruzzese di nascita, di Paganica frazione dell'Aquila, visse gran parte della sua vita a Napoli, dove si spense nell'ottobre del 1917, coniugando le attività di giornalista e scrittore. Se avete anche voi notizie e curiosità, scriveteci come sempre a info@pavia1tv.it oppure info@lombardierai24.it o ancora via WhatsApp 389 2566 296. Grazie per essere stati con noi. A domani con un nuovo almanacco e ancora buona giornata a tutti.